Turismo ferroviario e sviluppo, questo è il filo conduttore del convegno che si è tenuto al Teatro Comunale Maria Caniglia, promosso dalla Fondazione Ferrovie Storiche e patrocinato dal Comune di Sulmona, il cui tema era Sulmona candidata capitale della cultura e già capitale del turismo ferroviario. Credo che la corsa giusta, anzi sfidante, di Sulmona a capitale della cultura del 2025 abbia tutti i requisiti per vincerla. La bellezza degli eremi celestiniani, la natura, l'architettura, le chiese, la storia di Ovidio e soprattutto Sulmona è già centro di cultura, capitale ferroviaria, con la sua linea storica, la Transiberiana d'Italia, che è la prima linea italiana per numero di turisti che arrivano anche da fuori regione, ma soprattutto da fuori Italia. Si aggiungono poi le officine ferroviarie, Sulmona è città di ferrovieri, officine che restaurano treni antichi e che curano treni moderni. E questa congiunzione quindi di eccellenze, di cultura, di arte, di storia e di tecnica ferroviaria che a parer mio candida Sulmona davvero a nodo centrale del turismo ferroviario e speriamo a capitale della cultura 2025. Un confronto sui valori della candidatura della città d'Ovidio a capitale della cultura 2025, facendo leva sui grandi benefici apportati all'economia locale dallo sviluppo del turismo ferroviario, che negli ultimi anni ha visto Sulmona epicentro dei flussi turistici sulla ferrovia transiberiana, prima linea turistica italiana per numero di passeggeri trasportati. Ma sicuramente è un'opportunità, oggi Sulmona è tra le 15 pretendenti a questo riconoscimento, ve n'è un'altra abruzzese anch'essa dalla provincia dell'Aquila, tutti incrociamo le dita, sicuramente può essere un motivo di rilancio del territorio, di far conoscere questa bellissima città e quindi significherebbe accendere dei riflettori per un anno intero su questa città permettendola di mostrare tutte le sue bellezze artistiche, culturali ma anche paesaggistiche direi. Il dato veramente interessante è che quello che si è creato attorno al treno turistico, al turismo ferroviario in generale, in particolar modo al grande riscontro e all'apporto positivo e benefico che ha portato questa esperienza turistica per la città di Sulmona e in generale anche per la nostra regione. Tantissimi sono i viaggiatori che vengono a fare questa esperienza e quindi scelgono l'Abruzzo e Sulmona per il soggiorno e da numeri all'inizio molto piccoli che passavano quasi inosservati, ormai diciamo questo è un flusso turistico che fa rumore ed è un rumore sicuramente molto positivo e quindi siamo veramente molto contenti. Siamo nella fase iniziale perché il bando prevede che entro il 15 di novembre ci sarebbe stata la prima selezione, cioè la selezione delle 10 città concorrenti finaliste. Credo che da parte di un'apposita commissione ministeriale composta da esperti, dagli esperti nelle varie materie che afferiscono al settore culturale. E credo che ci sia stato qualche rallentamento, probabilmente determinato dall'avvicendamento del governo, però siamo in attesa di conoscere appunto le determinazioni dell'amministrazione centrale da Roma.